Ok, dovremmo essere live. Ciao Giacomo, buongiorno. Ciao Giacomo Patrucco, Politecnico di Torino. Dimmi subito qual è la distinzione, perché nel banner che si vede in sovraimpressione io ho scritto DAD del Politecnico di Torino. Ne parlavamo poco fa, sono già passati altri tuoi colleghi del Politecnico di Torino, però di altri dipartimenti. Allora, iniziando a dicendomi dove sei fisicamente, se sei a Torino oppure no, dimmi qual è il tuo dipartimento, se vi fate la guerra, se vi condividete gli strumenti col DAT, con gli altri vari colleghi del Politecnico. Intanto grazie del tuo tempo. Ciao Paolo, grazie a te per l'opportunità di parlare un po' del mio lavoro. E comincio a dire, DAD sta per Dipartimento di Architettura Design, è un dipartimento del Politecnico, e molti dei miei colleghi che hai avuto ospite, diciamo, in live vengono dal DAT. Per esempio Andrea Lingua, Francesca Matrone, so che sul discorso intelligenza artificiale hanno già avuto diverse chiacchierate con te. È assolutamente grande famiglia Politecnica, lavoriamo assieme, condividiamo strumenti, condividiamo ricerche, condividiamo un sacco di cose. Formalmente siamo laboratori separati, io vengo dal laboratorio di geomatica per i beni culturali, del DAD, loro sono laboratorio di fotogrammetria e GIS, ma diciamo due laboratori diversi, però un'unica famiglia Politecnica. Il tuo percorso, Giacomo, qual è? Del percorso accademico, nei tuoi studi quali sono stati? Io sono architetto, io ho fatto architettura sempre qua al Politecnico di Torino, dopodiché ho lavorato brevemente nel privato con uno studio di architettura esplorativa architetti con Alessandro Massa, in particolare ho lavorato, un architetto che ha lavorato molto con i beni culturali, ha lavorato molto nel restauro della Sindone, eccetera. Mi sono avvicinato al tema geomatica e beni culturali, anche geomatica e archeologia, perché Alessandro seguiva uno scavo archeologico, faceva la topografia presso l'Italian Mission to Oman dell'Università di Pisa, quindi mi sono avvicinato ai temi archeologici che poi stiamo anche un pochino indagando adesso qua al Politecnico. Dopodiché ho vinto una borsa di ricerca al Politecnico, a cui seguita un assegno, qui seguito il dottorato, quindi insomma sono rimasto dottorato che ho finito l'anno scorso, tra l'altro, quindi l'ho conseguito l'anno scorso e quindi sono rimasto qua. Dopo un bel po' di anni sono ancora qua. E tu sei di Torino? Io sono di Casale Monferrato, che è sempre Piemonte, però diciamo più versante lombardo, verso la Lomellina. Ok, fatte le premesse legate alla tua collocazione geografica e anche un po' di tuo background, oggi tu ci racconti, ci parli un po' di alcune tue attività che io ho visto e per il quale io ti ho contattato dopo il workshop GeoAI che si è tenuto proprio da voi al Politecnico di Torino, credo 14-15 dicembre 2023, dove il focus era molto sull'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito geomatico e nel tuo caso l'applicazione di intelligenza artificiale, tecniche fotogrammetriche, è molto specifica in relazione al degrado del calcestruzzo. È un tema molto interessante e attenzionato, come ti dicevo prima di iniziare questa live, quella del degrado del calcestruzzo. Quindi io colgo l'occasione, prima di lasciarti poi a una traccia che hai, che è sostanzialmente la traccia di questa chiacchierata, da cui poi prenderemo spunto per approfondire o chiedere cose, per due informazioni, una tecnica e una preliminare. Quella preliminare è che insieme a SIFET stiamo organizzando questa serie di incontri e quindi ringrazio la Presidente Caterina Balletti e Valentina Girelli che mi staranno una mano per organizzare queste chiacchierate online. La parte tecnica invece riguarda il fatto che se sei in live, se stai ascoltando, se stai guardando questa diretta, mentre la stiamo facendo, c'è la possibilità di interagire tramite commenti in relazione alla piattaforma dove stai guardando la live e ne approfitto per chiederti se hai modo di darci dei feedback, che le cose stanno funzionando effettivamente sulle varie piattaforme YouTube, LinkedIn e Facebook. Se non stai guardando questa diretta o se la stai guardando ma sai già che dovrai staccare perché hai vari impegni, questa chiacchierata rimarrà nell'internet, come si dice, e quindi la puoi trovare anche a posteriori dopo che l'avremo finita. Grazie al Vise che ci dice che su YouTube le cose stanno funzionando. Allora Giacomo, io ti manderei in condivisione intanto il tuo schermo con la traccia che hai preparato e ti lascerei
l'onere di iniziare, di portare avanti questa chiacchierata. Poi, se io avrò delle curiosità, entrerò un po' a gamba tesa. Le domande che arriveranno, magari non le facciamo nel momento in cui vengono inviate tramite commento, aspettiamo un momento più opportuno, in modo da dare anche continuità a questo intervento. Vai, Giacomo. Perfetto, grazie Paolo. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Giacomo Patrucco e diciamo questo argomento, diciamo queste cose di cui avevo cominciato a parlare a Joai, che adesso magari ci sarà modo di approfondire un po', sono frutto di della ricerca condotta durante il mio progetto di dottorato. Innanzitutto contestualizzo un pochettino, io vengo appunto, come diceva già Paolo, dal laboratorio di geomatica dei beni culturali per i beni culturali del Politecnico di Torino. Qua possiamo vedere un po' il gruppo di lavoro, le persone che afferiscono al laboratorio. Poi, come dicevo già Paolo nella chiacchierata che abbiamo fatto pre-live, si lavora un po' con... con la chiacchierata che abbiamo fatto subito all'inizio della live... Noi collaboriamo molto anche con i colleghi di ingegneria, con tutti quanti. Questo, diciamo, è il gruppo di lavoro ristretto per quanto riguarda il gruppo DAD. Voglio citare anche in particolare Francesco Setragno, che non è del gruppo DAD, ma è una persona che per me è stata importantissima, in quanto innanzitutto è uno dei miei migliori amici, un mio amico, un caro amico di infanzia. Però in questo caso lo cito in quanto dottore di ricerca in ingegneria informatica conseguito presso il Politecnico di Milano, ed è stata veramente una persona insostituibile, il mio partner in questa ricerca, che ha visto appunto l'intelligenza artificiale un po' al centro. Questo era il titolo della mia tesi, l'ho messo giusto per contestualizzare un pochino da dove arriva questa ricerca presentata a Joai. Il titolo era Integrazione e classificazione di dati spaziali per la modellazione 3D e il monitoraggio del patrimonio costruito, e ovviamente spaziava, non parlava solo di intelligenza artificiale, ma parlava di diversi argomenti. Adesso magari accenno brevemente, ma poi il focus chiaramente sarà quello del patrimonio, dell'uso del deep learning per la classificazione del patrimonio in cemento armato. Patrimonio in cemento armato del XX secolo, che non è stato l'unico focus affrontato nella tesi. Nella tesi cercavo di affrontare da un punto di vista metodologico diverse strategie di affrontare diversi tipi di patrimonio, anzi forse era anche uno degli aspetti che ho cercato di affrontare di più, il fatto che ogni tipo di patrimonio ha delle caratteristiche intrinseche, ha delle specificità, e quindi bisogna, come dire, affrontare in maniera, diciamo, molto ad hoc i processi di digitalizzazione, di documentazione di ogni tipo di bene culturale architettonico. Però ovviamente il tema del patrimonio in cemento del XX secolo è stato molto affrontato all'interno della tesi, anche perché come gruppo di ricerca sono stato il mio gruppo di ricerca, quindi anch'io, siamo stati coinvolti in progetti che hanno riguardato appunto il progetto di digitalizzazione di Torino Esposizioni, l'Arco di Morano, che era poi il caso studio che approfondiremo, diciamo, nel corso della live. E ovviamente il fatto che tante volte questo tipo di patrimonio non venga percepito come tale fa sì che uno debba, studiare delle strategie molto particolari per andare a affrontare questi processi di digitalizzazione. E nel caso dell'arco, dove appunto possiamo vedere all'epoca, adesso è stato oggetto di un restauro, di una conservazione, ma originariamente c'era un degrado importante che affliggeva, diciamo, questo manufatto architettonico, e quindi anche per quanto riguarda il monitoraggio e l'analisi del degrado bisogna studiare delle strategie che supportino queste operazioni. Nella tesi affrontavo il tema dell'ottimizzazione, l'ottimizzazione era il filo rosso che congiungeva i vari capitoli, e quindi ottimizzazione dei processi di acquisizione, ottimizzazione dei modelli 3D mediante stratificazione di informazioni, data fusion,
e ottimizzazione dei processi, perché ovviamente al punto primo e al punto secondo io vado a introdurre una serie di complicazioni per quanto poi riguarda il data processing finale, ed è questa la parte in cui questa, diciamo, questa esperienza, diciamo, del che vede coinvolta l'intelligenza artificiale va a collocarsi, cioè ottimizzare quei processi che tradizionalmente vengono eseguiti manualmente, ma che richiedono un impegno notevole. E infatti a tal riguardo bisogna sottolineare questa cosa qua, perché diciamo ci sono tutta una serie di operazioni che non è che non si possono eseguire, si possono eseguire, ma che richiedono all'operatore tutta una serie di risorse, tra cui soprattutto il tempo, molto tempo, che l'intelligenza artificiale può aiutare a, a velocizzare, può aiutare a snellire. E nel campo dei beni culturali, dove le risorse non sono sempre strabbondanti, diciamo, anzi è un campo che tradizionalmente è abbastanza sottofinanziato, risparmiare risorse, tempo, è una cosa assolutamente auspicabile. Contando le tantissime applicazioni dove io posso usare e dove si sta già usando con successo l'intelligenza artificiale, il riconoscimento automatico, la classificazione, come nel caso di questa ricerca, la segmentazione semantica. Purtroppo però c'è un piccolo particolare che soprattutto se uno, perché l'intelligenza artificiale è un cappello molto, molto ampio e molto vasto, diciamo l'approccio utilizzato in questa ricerca è quello che prevede l'utilizzo di, diciamo, di reti neurali convoluzionali. E in questo caso uno dei problemi principali, se non forse quello principale, è che io per andare a far funzionare, per andare ad addestrare questi algoritmi, ho bisogno di un dataset che sia adeguato, che sia congruo in termini di numerosità e rappresentatività, diciamo, delle features che voglio andare a identificare, e non sempre è diciamo, è così snello, è così efficace andare a comporre e annotare questi giganteschi dataset. Per quanto riguarda il discorso della classificazione, che è le tante possibili applicazioni, diciamo, che si possono affrontare nel campo dell'intelligenza artificiale, quello che ho affrontato io in tesi è quello che riguarda la classificazione, e la classificazione ovviamente poi conduce a una diciamo una segmentazione, una suddivisione dal punto di vista semantico degli elementi contenuti nel dataset. Dataset può essere un'immagine, quindi parliamo di pixel, può essere una nuvola di punti, quindi diciamo parliamo di punti caratterizzati da coordinate x, y, z, valori radiometrici, eccetera. E però appunto questa è forse una delle task che per antonomasia rappresenta una sfida dal punto di vista del tempo, dell'onere richiesto all'operatore. Tradizionalmente per fare questa operazione esistono diversi metodi, non esiste solo diciamo l'utilizzo di reti neurali, esistono i metodi unsupervised, che sono quelli che sostanzialmente riconoscono dei pattern, delle strutture, delle relazioni tra gli elementi che compongono il dato, ma senza che ci sia un'annotazione, diciamo un'informazione che l'operatore dà all'algoritmo a proposito dell'appartenenza alla classe o alla categoria. E poi ci sono i metodi supervised, che per esempio in cui ricade diciamo l'approccio che fa riferimento al deep learning, dove si caratterizza il fatto che io ho una label, ho un'annotazione che quindi a priori vado a stabilire questo elemento cade in questa classe, questo elemento cade in un'altra classe. Deep learning rientra appunto in quel grosso cappello che è l'intelligenza artificiale, ma diciamo si differenzia da quello che è il machine learning tradizionale, quello basato magari su random forest o su altri algoritmi, dove è l'operatore che stabilisce quali sono le operazioni che devono essere eseguite e quali sono le features, diciamo, su cui porre l'accento per l'addestramento dell'algoritmo. E quindi i livelli di astrazione tendenzialmente sono più bassi rispetto a
a quelli del deep learning, dove riesce magari a astrarre meglio le caratteristiche, gli elementi che diciamo si vuole andare a identificare all'interno del dataset. Qua vediamo veramente in maniera schematica il funzionamento di una come si fa ad addestrare una rete neurale convoluzionale. Quindi si acquisisce un dato che spesso viene diviso in dataset di training, cioè il dato che attivamente viene proposto e da cui l'algoritmo impara, e il validation dataset, che invece è il dataset che, diciamo, su cui viene validato diciamo, il corretto funzionamento dell'algoritmo. Poi c'è una fase di annotazione e labeling, che è la parte più onerosa, cioè già acquisire il dato è complesso, è complicato, annotarlo e labellarlo, è quindi strutturarlo, diciamo, dargli una struttura, è la parte più, diciamo, più complessa. Poi c'è l'addestramento vero e proprio, esistono una moltitudine di architetture, ovviamente, nel senso, ognuno deve andare a identificare quella che, a seconda del tipo di dato, del tipo di task, quella che, diciamo, è più, come dire, più adatta ai propri scopi, ai propri obiettivi. Dopodiché c'è la generazione di un modello predittivo, a cui segue una predizione, quindi viene generato un output dall'input che era il dato di training, sia un output che deriva, diciamo, dal funzionamento del modello predittivo, a cui segue una validazione, appunto per verificare quanto è efficace l'algoritmo che è stato trainato. È un processo iterativo, i dati vengono processati in maniera sequenziale, e quindi praticamente per ogni input, nel mio caso sono state immagini, io mi sono occupato ovviamente del processato image based, appunto visto che si parlava di fotogrammetria, e da una parte implementazione della pipeline fotogrammetrica per la generazione di maschere di esclusione, e nel secondo caso invece di identificazione del degrado, ma a partire comunque da un modello fotogrammetrico, ma possono essere veramente di moltissime tipologie questi dati. Nuvole di punti, c'è una grande ricerca che sta per quanto riguarda il campo della geomatica per l'uso di deep learning e nuvole di punti. Quindi l'output viene appunto confrontato con il ground truth, col dato originale segmentato dall'operatore, e viene, diciamo, calcolato quanto l'errore, diciamo, quanto è buono il risultato ottenuto. Dopodiché, con un algoritmo chiamato backpropagation, si ricomincia da capo, e quindi si fanno diversi cicli, ogni ciclo viene chiamato epoca, e viene monitorato fino a quanto l'algoritmo continua a ad apprendere. Diciamo, ovviamente, è questo il motivo per cui mi servono tanti dati, perché se io ne uso pochi, nel senso, in maniera molto ripetitiva, non avrà quella possibilità di generalizzare, di apprendere, rispetto che se ho dei dataset più importanti, più corposi. Molto interessante, Giacomo, questa cosa che ci hai spiegato, perché in realtà tu sei andato abbastanza nel dettaglio di come funziona l'intelligenza artificiale applicata ai dati geomatici, cosa che mi ha triggerato un'altra serie di cose che però esulano un po' dalla nostra chiacchierata, che però me le sono scritte. La cosa che ti chiedo è: tutto questo processo fino ad arrivare alla backpropagation, cioè al fatto che riparti dall'inizio una volta che hai un output che confronti col tuo ground truth, viene fatto sull'intero, cioè su tutto il tuo dataset che stai analizzando, o il dataset viene parzializzato per questioni, che ne so, legate a tempo, processing, eccetera, eccetera? Cioè il dato nello specifico viene analizzato nell'interezza? Forse sto facendo un po' di confusione con quelli che sono i metodi che magari ho un po' visto materialmente. Ad esempio, prendo un pezzo di nuvola di punti, la classifico e dico a un software: guarda, io ho questa parte già classificata, applica questa informazione alla totalità della nuvola. Allora, no, come domanda invece molto interessante, grazie mille per averla posta, ma è proprio questo il discorso, nel senso, nel deep learning, ovviamente, cioè, l'obiettivo è generare un modello predittivo, il modello predittivo in modo che io possa applicarlo a qualcosa che non appartiene al dato. Quindi io addestro un algoritmo su un dataset, e quel dataset io lo processo tutto nel deep learning. Nel machine learning tradizionale è già un po' diverso, perché magari io vado a labellare determinate porzioni dei quadratini, dove vado a identificare gli operatori, delle features che secondo me sono rappresentative della classe
che voglio andare a classificare, e dopodiché addestro su quella, diciamo, su quegli elementi che vado a porzionare io. Nel caso mio, io avevo due dataset, 2900 immagini per i modellini, diciamo, linee museali, che poi vi faccio vedere, che forse si allontanano dal discorso classificazione del calcestruzzo, però era per, diciamo, per descrivere metodologicamente come si è poi arrivato a quello, e avevo circa 600-700 immagini per quanto riguarda il modello dell'arco di Morano, quindi il mio oggetto in calcestruzzo. Io lì le ho processate tutte quante, l'unica suddivisione che ho fatto è più o meno era 90% training, 10% validation. Ho solo diviso il mio dataset complessivo in questi due sottoinsiemi per avere, appunto, come dicevo, sia il dato da far macinare alla rete neurale, sia il dato su cui validare il risultato. E ovviamente, ed è un po', anticipo un po' quello che è il punto debole di questo tipo di approccio, o uno ha dei dataset giganteschi come Segment Anything, ma più avanti c'è una slide in cui diciamo, mi soffermo un po' più su questo aspetto, che sono composti da 11 milioni di immagini, 1 miliardo di labels, eccetera, e allora lì sì che vado a generalizzare, vado a dare, diciamo, quella generalization capability abbastanza importante. Oppure, se hai dei dataset relativamente piccoli come quelli che avevo io, che sono quelli a cui può accedere, diciamo, un ricercatore, comunque può accedere qualcuno che non ha quelle risorse, come può essere una grande azienda, come può essere Adobe, eccetera, ma anche qua poi c'è una slide in cui mi soffermo un po' su questo aspetto, bisogna un po' lavorare con quello che si ha. E quindi, appunto, sì, nel mio caso ho usato tutti i dati in mio possesso, tutti quanti, ne ho tenuti solo una parte per poi andare a vedere se l'algoritmo funzionava, però l'ho usato tutto. Ok, grazie Giacomo. Grazie a te. E quindi, proseguendo, qua si è un po' la formattazione della slide è un po' andata ramengo, ma si capisce. Questo è per dire che le reti neurali in geomatica, soprattutto negli ultimi anni, sono state utilizzate per una miriade di applicazioni, dalla classificazione automatica o del degrado o di elementi strutturali o architettonici identificati semanticamente. Nelle ultime due conferenze a cui ho partecipato, che sono 3D Arc a Siena e GioAI, ancora prima CIPA, il simposio di CIPA nel 2023, le NERF sono state tra le protagoniste indiscusse, si è discussa della possibilità di andare a, se non sostituire, comunque supportare la fotogrammetria tradizionale per quanto riguarda la ricostruzione, diciamo, di un modello 3D, dall'intelligenza artificiale generativa alle GANs, eccetera. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, come ho già detto, i problemi, lo anticipavamo, diciamo, poco fa, è che nel momento in cui ho un dataset che non ha la numerosità adeguata, gli elementi non sono tutti rappresentati in maniera omogenea, la qualità non è elevata, la complessità della task che voglio andare a eseguire è elevata, e lì subentrano un po' di problematiche. E quindi devo fare in modo che il dataset da cui io parto sia adeguato alla task che io voglio andare a eseguire, e però, appunto, è problematico, è molto problematico. Cioè, avendo, diciamo, segmentato manualmente 2900 più 6700, diciamo, arrotondiamo 3000-4000 immagini, ci ho messo una vita, quindi posso dire che farlo anche per dati più grandi è veramente complicato. E quindi, e qua lo anticipavo, le compagnie molto grandi, multinazionali, fanno degli investimenti importanti per generare e annotare questi dati. Io sono un fotografo amatoriale, quindi mi capita di usare Lightroom non solo per lavoro, ma per editare le foto che faccio nel mio tempo libero. Gli algoritmi di classificazione automatica che ha implementato Lightroom sono paurosi, nel senso, va a riconoscere i singoli elementi del volto, i capelli, l'occhio, l'incarnato, pazzesco. Ha implementato, una delle ultime versioni di Lightroom, una funzione di denoising che è strepitosa, però dietro ci stanno degli investimenti che non sempre sono sostenibili, se invece di essere una grande azienda sono il singolo ricercatore o il singolo gruppo di ricerca che ha risorse diciamo limitate per quanto riguarda la generazione di questi
dataset. Quindi ci sono diversi modi per andare, diciamo, ad arginare questo problema, e qua ce ne sono solo, ricordate, alcuni: transfer learning, utilizzare dei benchmark dataset, dei dataset che sono resi disponibili, diciamo, per l'utilizzo di ricerca oppure per la validazione dei propri modelli, oppure quello che sarà poi il focus, che è stato il focus mio, la generazione di dataset artificiali. Transfer learning è un modo molto efficiente, molto efficace, molto intelligente per andare a adattare un modello predittivo che già esiste, andando a fare, a implementare, diciamo, a farlo funzionare su un altro modello predittivo. Per esempio, io ho una rete che è un algoritmo che mi identifica i gatti. Io con un dataset relativamente contenuto posso fare una sorta di fine tuning e fare in modo che riconosca i cani. E quindi uso delle informazioni che il modello ha già acquisito per andare a, diciamo, sfrutto quelle informazioni per andarlo ad adattare alla task che devo eseguire. Però se ho delle task che sono molto specifiche, i dati in mio possesso per fare questo fine tuning divergono in maniera significativa da quelli utilizzati per addestrare il modello predittivo originale, oppure se il dataset è troppo piccolo e quindi rischio l'overfitting. Insomma, ci sono tutta una serie di casistiche, una serie di scenari che fanno in modo che non sempre questa strategia sia applicabile. Posso usare dei benchmark dataset, ma il benchmark dataset, quelli, diciamo, ne esistono diversi, però nel campo dei beni culturali, del patrimonio culturale, non ce ne sono così tanti, e il fatto appunto che ce ne siano pochi limita un po' la numerosità le possibilità che io ho di andare a, diciamo, creare un modello predittivo che sia perfettamente generalizzabile. Io ovviamente segnalo l'ARC dataset, appunto, visto che parlavamo dei colleghi di ingegneria, è un dataset reso disponibile dalla collaborazione di diversi gruppi di ricerca, tra cui quello di Torino con Andrea Lingua e Francesca Matrone, ed è, credo, al momento uno dei più ricchi, se non il più ricco, con un sacco di scene annotate, di nuvole di punti. Qua parliamo ovviamente non di immagini, ma di nuvole di punti, quindi questo sicuramente è uno dei dataset, diciamo, che rappresentano un po' lo stato dell'arte per quanto riguarda la classificazione di beni culturali. Se ci muoviamo un po', generalizziamo, quindi non rimaniamo solo sui beni culturali, c'è sicuramente Segment Anything, che, appunto, come accennavo, è composto da una quantità elevatissima di immagini, un miliardo di annotazioni, e quindi riesce ad avere delle performance veramente elevate. Tuttavia, certo. Sì. Ti interrompo un attimo, però non so se stavi concludendo il tuo discorso, quindi sono entrato un po' troppo a gamba tesa, quindi pure se, perché ho visto che sei passata a una slide successiva dove stavamo andando sul tuo caso studio. C'è una domanda di Alvise, e in realtà poi volevo farci una considerazione dietro. In realtà tu ci hai detto, e ti ringrazio per questa cosa, perché non è per niente scontato quello che ci hai raccontato su come funziona l'intelligenza artificiale nel campo della geomatica. In realtà non è proprio che prendo una serie di immagini, butto dentro e aspetto 5 minuti e fa tutto quanto lei. È molto bello quel sipario che hai aperto sul fatto che c'è tanto lavoro dietro la gestione dei dati. E qui ti pongo una domanda, che magari è una cretinata, però io proprio quando eravamo lì a Torino, al GeoAI, con alcuni amici, ci siamo interrogati su come il mondo della professione, io vengo dal mondo della professione, possa in qualche modo contribuire alla ricerca, alla geomatica e in questo caso anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E una cosa che ci è venuta in mente è che forse, però lascio questo sospeso, quello che noi abbiamo in più rispetto a voi è una grande mole di dati, perché noi acquisiamo tantissimi dati. Però a questo punto mi viene il dubbio che i nostri dati sono poco utilizzabili, nel senso che sono dati tra virgolette grezzi, perché potremmo fornire immagini di un dataset fotogrammetrico o nuvole di punti da acquisizione laser scanner o già elaborate, che però in effetti hanno bisogno di un altro passaggio, perché altrimenti per l'intelligenza artificiale questi dati non sono utilizzabili. È corretto questo approccio? Perché mi chiarisce un dubbio che mi è venuto proprio mentre parlavi.
E purtroppo sì, nel senso che appunto la comunità professionale, ma anche quella scientifica in questo momento, sia a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, dispone di una quantità incredibile. Cioè, io penso solo a quelli solo del nostro laboratorio, poi andiamo nei laboratori dei colleghi, sempre rimanendo Politecnico, ancora di più, andiamo a livello nazionale a salire, abbiamo terabyte, cioè parliamo di quantità di dati che sono paurosi, sia fotogrammetrici che LIDA, quindi nuvole di punti, immagine. Il problema è che per questa applicazione specifica serve una strutturazione preliminare, nel senso, io ho bisogno sì del dato grezzo, perché ovviamente le reti neurali, le architetture delle reti neurali addestrano i modelli predittivi a partire sì dal dato grezzo, ma questo dato grezzo deve avere l'informazione, che può essere se un'immagine, una label, una maschera che io gli vado a mettere sopra, se una nuvola di punti, un valore scalare che mi indica la classe, eccetera. Però ha bisogno di una strutturazione, perlomeno per quanto riguarda il dato di training, perché se no lui non sa cosa cercare, nel senso l'algoritmo non sa poi cosa deve trovare. Ma infatti era un po' il problema che con cui ho sbattuto la testa a lungo, e io ho dato la mia interpretazione su come si va a un pochino risolvere, però non è una risposta esaustiva, anche perché poi i risultati sono promettenti, ma cioè, nel senso, per dire, secondo me in certi contesti professionali non ci sarebbe ancora del lavoro per implementare quel tipo di risultato, ed era lavorare sul modello 3D, perché invece il modello 3D sì che ne abbiamo un sacco, cioè proprio lì immagazzinati modelli fotogrammetrici con texture ad altissima risoluzione, sono lì su centinaia di server, e lì basta andare appunto a classificare una singola immagine che è la texture, ma poi questa cosa qua sto anticipando, ma poi è quello che viene dopo. Però la risposta è assolutamente sì, c'è da fare c'è un sacco di lavoro sommerso dietro che è pauroso. E allora mi è molto chiaro il concetto che hai tirato fuori prima sui grandi investimenti delle big company tipo Adobe, tipo Google, perché in effetti c'è un grande business lì dentro, cioè investire tempo, risorse per gestire dati affinché poi le intelligenze artificiali lavorino. Però ci deve essere questo step preliminare. Ti mando in sovraimpressione queste due domande di Alvise. Sì. La parte del labeling l'avete fatta voi o per il training avete usato esclusivamente dataset pubblici? Quelli, diciamo, per quanto riguarda l'esperienza del mio dottorato, esclusivamente dati che abbiamo acquisito noi come laboratorio di geomatica, e manualmente il labeling fatto manualmente da me medesimo. E poi ce n'è un'altra, sempre di Alvise, va un po' più nel dettaglio, per cui te la leggo, però per me è come se io stessi leggendo un'altra lingua, quindi lasciate la risposta. Quanto bene o male funzionano tecniche di unsupervised learning su dati grezzi tipo K-means o tecniche più avanzate? E poi c'è un'altra domanda che non ti mando in sovraimpressione, perché è il seguito di questa, dice: perché sembra l'unico modo per riuscire a classificare dati di questo tipo? Dunque, su come funzionano bene o male, la risposta, secondo me, dalla mia modesta esperienza, dipende, nel senso, dipende dal dato. Ci sono dei dati in cui funzionano molto bene e dei dati in cui magari la strutturazione del dataset è tale per cui non si riesce a trovare un pattern o comunque, diciamo, una relazione intrinseca all'interno degli elementi che compongono il dataset. Quindi lì purtroppo bisogna valutare caso per caso, che è un po' secondo me la sfida, perché come accennavo prima, io ovviamente lavoro in maniera specifica sui beni culturali, e lì praticamente ogni volta che prendi in mano un dataset è una storia a sé, perché non esistono anche all'interno della stessa, diciamo, categoria, non esistono due perfettamente identici, e quindi lì bisogna valutare un po' caso per caso. Ci sono delle volte in cui uno dice: ok, ho pochi dati, ma le feature sono talmente omogenee, talmente, che posso provare ad addestrare un modello predittivo, posso usare machine learning, posso usare deep learning, eccetera. Ci sono delle volte in cui invece si va talmente nel granulare, talmente nello specifico, che è impossibile. Faccio un esempio stupidissimo: di recente ci siamo trovati a dover classificare la facciata di un edificio storico, dove le modanature non erano, magari come uno si può aspettare, la classica modanatura barocca molto riconoscibile, ma erano semplicemente delle
delle rientranze, delle estrusioni geometriche, erano diciamo molto geometriche, e quindi qual era il problema in quel caso? Che era impossibile, ma ci stiamo lavorando, ma è veramente complesso, fare in modo che l'algoritmo che stavamo provando a trainare li riconoscesse come modanature, come erano a tutti gli effetti, cioè nel senso, diciamo, architettonicamente parlando erano modanature e non come parete, perché le caratteristiche geometriche erano quelle della parete, quindi lì bisogna valutare caso per caso a seconda di quello che c'hai in mano in quel momento, secondo me. Spero che sia stata soddisfacente la risposta per Alvise. Grazie Giacomo. Allora, la slide dopo mi sembrava che, non so se spoilero qualcosa, ok, qui entriamo un po' più nel dettaglio del tuo caso più applicativo. Assolutamente sì. Vai. Quindi ho fatto un po' uno spiegone, ma perché siccome appunto veniva il termine di un percorso di dottorato, mi piaceva dare un po' di contestualizzazione, però questa è l'esperienza, diciamo, vera e propria, e subito specifico qual è l'obiettivo di questa parte di ricerca di dottorato: era andare a valutare se l'utilizzo di immagini sintetiche generate da modelli 3D fotogrammetrici texturizzati, poi spiegherò più nel dettaglio come vengono generati questi dataset, poteva essere una buona soluzione per ovviare a questo problema della strutturazione, della composizione di un dataset di training. Ma lascio solo qualche riferimento, ma li avevo già fatti vedere, diciamo, questi riferimenti qua a Joai. Sono dei paper che sono usciti su questo tema, il tema del degrado del calcestruzzo ci stiamo lavorando in questo periodo, non è ancora uscito. Invece il discorso di classificazione e segmentazione semantica era stato affrontato una prima volta a GeoRest del 2021, archeologica e GeoRest del 2021, una conferenza che si tenuta a Valencia, sfortunatamente da remoto perché eravamo in pieno Covid. E poi successivamente a CIPA dell'anno scorso, CIPA 2023, si era partito, diciamo, dove il precedente paper era terminato, e aveva esplorato la possibilità di utilizzare dataset sintetici, per arrivare poi a dicembre con Joy, dove invece questa possibilità era stata estesa al degrado. Quindi, cioè, ogni volta si andava a aumentare un pochino la complessità: classificazione da dati sintetici, classificazione multiclasse da dati sintetici. E adesso questo caso studio è stato quello da cui sono partito in tesi, ovviamente non ha nulla a che vedere con il calcestruzzo, però era solo per andare, diciamo, a mettere un perimetro a quella che era la metodologia, ovvero ho delle immagini, ho delle maschere, provo ad andare a vedere, cosa che adesso è ovviamente assodata, ma diciamo quando ho iniziato, per me perlomeno non lo era così tanto, andare a vedere come funziona nella pratica l'addestramento di un tale modello predittivo. Il caso studio era questa collezione di modellini linee, sono dei modelli didattici, erano modelli che nella fine dell'Ottocento venivano costruiti in sede di templi nubiani, venivano poi portati in Italia perché fungessero, diciamo, da supporto alle lezioni che venivano tenute su questi modellini. Diciamo, durante un progetto di digitalizzazione che ha visto coinvolto il Politecnico di Torino, il progetto era Back to the Future, il coordinatore del progetto era il professore Massimiliano Loturco, e dal lato geomatico era il professor Fulvio Rinaudo. Abbiamo dovuto digitalizzare questi modellini ed è stata una bella impresa anche questa cosa qua, perché erano in tutto 26 pezzi. E date le visto che erano degli oggetti molto piccoli, le risoluzioni, il livello di dettaglio, il GSD doveva essere, diciamo, importante. Qua si vediamo dei brevi cenni sulla dimensione, e quindi niente, avevamo dovuto procedere con un approccio SFM alla generazione di questi modelli. E se tradizionalmente quello che uno dovrebbe fare è tenere fermo il modellino e girarci attorno con la camera, per una questione di speditività, nel senso per agevolare soprattutto tutte le procedure relative al setting della camera, quindi la messa a fuoco, eccetera, quello che abbiamo fatto, anche perché poi, come poi è avvenuto in molte altre esperienze di digitalizzazione di beni museali che abbiamo avuto negli anni successivi, con i miei tutor di tesi, che sono Nannina Spanò e Fabio Giulio Tonolo, ci siamo
ci è capitato nel 2022 di andare al British Museum e lo stesso di dover digitalizzare degli oggetti sumeri molto, molto preziosi, non li potevamo neanche toccare, non ci potevamo neanche avvicinare usando questa tecnica qua, perché tante volte i musei non dispongono di stanze dove uno può allestire un setup, un qualcosa, e quindi per agevolare prendi l'oggetto, lo metti su un piatto girevole, lo fai ruotare, acquisisci, e ovviamente però poi devo andare a isolare il background, se no non riesco a risolvere l'orientamento delle camere. E se lo faccio, se lo si fa manualmente, avendolo fatto manualmente per 2900 immagini, posso dire che è oneroso. Quindi la possibilità di andare a creare un algoritmo che mi eviti diciamo tutto quel lavoro lì era molto ghiotto, diciamo, dal mio punto di vista. E quindi, partendo appunto da 2900, quindi circa 3000 immagini segmentate, abbiamo valutato due diversi casi: classe singola, nel senso un modello predittivo che riconoscesse una singola classe, che era quella dell'oggetto, e per complicare un po' le cose, classe multipla, quindi l'oggetto e le barre metriche che disponevamo sul setup per andare a scalare il modello. Abbiamo provato a utilizzare quindi questo dataset composto dall'immagine originale e dalla relativa maschera. Abbiamo provato a trainare un modello predittivo, con un piccolo problema che se per quanto riguarda la classe background e la classe diciamo dell'oggetto c'era abbastanza tutto sommato omogeneità, ovviamente il background aveva una percentuale di pixel in media superiore a quello della classe 1, ma l'ordine di grandezza era quella. Per quanto riguarda la barra metrica, solo il 5% dei pixel ricadevano in quella classe, quindi eravamo in una situazione dove l'omogeneità non era così elevata, però tutto sommato, come vedremo adesso, non ha funzionato male. Come ho già detto, tutti i training insomma svolti, che si vedrà diciamo, nelle slide a venire, il 90% ricadevano nel dato di training, il 10% nel dato di validazione. In questo caso la rete neurale, l'architettura di rete neurale utilizzata è stata FC DenseNet, che se non ricordo male derivava da un'altra architettura che si chiama SegNet, poi successivamente ne abbiamo usato un'altra che è DeepLab V3 Plus, ma ce ne sono diverse, secondo me, nel senso man mano ne vengono fuori delle altre. E quindi appunto abbiamo applicato delle strategie di data augmentation, perché purtroppo quando si dispone di dataset molto piccoli, come nel nostro caso, per andare diciamo a diversificare il dato, a aumentarlo artificialmente, si utilizzano delle strategie per andare a modificare leggermente, quindi cambiando in maniera randomica l'illuminazione, flippando l'immagine, ruotandola randomicamente, cambiandogli artificialmente lo sfondo, andando a occludere una più parti. Abbiamo applicato queste strategie di data augmentation e abbiamo trainato il modello. Quindi diciamo, questo è stato prima dell'addestramento, questo è stato dopo l'addestramento, una fase di post-processing per andare ad affinare diciamo alcuni aspetti. Sostanzialmente abbiamo applicato degli algoritmi di denoising per andare a eliminare questi cluster, questi piccoli cluster di punti che non ricadevano nella classe giusta, eccetera, andare a smussare un po' i contorni, eccetera. E quindi otteniamo due modelli predittivi, perché chiaramente l'addestramento è stato a classe singola e a classe multipla, con delle metriche assolutamente buone, nel senso che accuracy maggiore del 90% in entrambi i casi, intersection over union 85% a una classe e 80% a due classi, che è anche comprensibile dal momento che la task era più complessa, un F1 score sopra il 90%, anche a livello qualitativo funziona, perché abbiamo fatto un'analisi qualitativa, abbiamo processato di nuovo il dataset originale utilizzando la maschera, diciamo così, generata, e praticamente vediamo che sostanzialmente il risultato è analogo. Ovviamente l'unica, per quanto riguarda, questa ovviamente è... diciamo la nuvola di punti con una visualizzazione di false colori che indica la confidence, quindi quante mappe di profondità hanno contribuito alla generazione del singolo punto, e ovviamente nelle parti periferiche dove la maschera è più frastagliata e meno precisa di quella manuale,
meno punti hanno partecipato, meno maschere di profondità hanno partecipato, perché magari in quella singola maschera di profondità la maschera copriva. Però in generale possiamo dire che il risultato è molto buono. E ovviamente, avendo classificato a livello 2D il dataset, se io riproietto dal 2D al 3D, ho automaticamente classificato anche la nuvola di punti. Quindi questo, dal mio punto di vista, era molto positivo. E il secondo caso, che poi è quello su cui vorrei porre l'accento, diciamo, questo primo caso mi serve anche per far capire come nel corso dei 3 anni si è arrivato poi a questo, però era diciamo più metodologico. Questo era un po' più challenging dal mio punto di vista, per tutta una serie di motivi. Cioè, innanzitutto si passa alla scala architettonica, quindi c'è un passaggio di scala e tutta una serie di cose che io potevo fare per andare un pochino a contenere dei problemi che potevo avere per quanto riguarda l'oggetto museale, quindi il piccolo oggetto. Io qua non posso farlo, cioè le condizioni di illuminazione non posso gestirmele. Se ho degli elementi con una radiometria simile, lì posso più o meno gestirmela. Qua no, qua il marciapiede è grigio, gli edifici vicini hanno una radiometria che magari può ricordare il cemento, quindi io lì così è e così rimane. Quindi era un po' più challenging, senza ancora andare a scomodare il discorso del degrado, cioè già solo per l'oggetto in sé, senza contare che poi questo oggetto qua, mi sono dimenticato anche di accennarlo perché io ormai l'ho visto talmente tante volte che ormai lo do per scontato, questo oggetto è anche molto particolare, è morfologicamente complesso, è l'arco di Morano. Tra l'altro giocavo in casa, perché Morano è 10 minuti dalla mia città natale, che appunto ti dicevo è Casale Monferrato, e praticamente era una struttura che serviva, diciamo nell'Alessandrino, in quella parte dell'Alessandrino si era sviluppata all'inizio del Novecento una industria abbastanza fiorente per quanto riguarda l'industria cementizia. E questo è un esempio di archeologia industriale, cioè una struttura che all'epoca serviva per coprire, passava una funivia, cioè era un supporto a una funivia che portava il clinker dalla cava all'industria, che praticamente attraversava la statale, quindi per prevenire la perdita di materiale sulla statale era stato messo questo oggetto, che appunto adesso è un reperto quasi archeologico, che è stato al centro di un piano di conservazione che è stato consolidato, ma che all'epoca, quando abbiamo fatto la prima, perché poi abbiamo fatto più di un'acquisizione quanto riguarda questo oggetto, ma all'epoca della prima acquisizione vi era un notevole degrado, ma senza già scomodare il degrado, comunque era più complesso. E quindi anche qua, in questo caso, abbiamo dapprima provato una classificazione a classe singola, con così composto una parte di dati sono stati acquisiti da una camera tradizionale, una digital, una single lens reflex camera, una Canon EOS 5DSR, per quanto riguardava le immagini dal basso e che quindi riprendevano l'intradosso, e poi con un DJI Mavic Pro era stato condotto un rilievo aereo per andare a appunto rilevare l'estradosso. Il terzo dataset, che non è stato utilizzato per il training, è stato utilizzato come, diciamo, validazione aggiuntiva, deriva da un'acquisizione successiva che abbiamo fatto con una camera termica, la DJI X-T2, che praticamente aveva una camera, diciamo, che acquisiva nel visibile, integrata, e che quindi avevamo questo dataset che era composto, non ricordo se anche lì, da 500-600 immagini, quindi, diciamo, è stato una validazione in più, anche perché questa acquisizione era stata acquisita quasi un anno dopo, comunque diversi mesi dopo, e quindi qua c'erano già stati i primi lavori di consolidamento, cioè banalmente i ferri scoperti erano stati coperti. E quindi ci interessava anche vedere che, ok, l'oggetto era ovviamente quello, la conformazione morfologica, però intanto anche a livello di radiometria, cioè qualcosa era cambiato, era anche per andare un pochino a complicare le cose. E però nel caso di classe singola, complice anche il fatto che rispetto al caso dei modellini dell'Egizio, dove comunque erano tanti modellini, quindi molto simili tra di loro, ma tutti diversi, qua avevamo un oggetto solo, perlomeno, io me la sono spiegata in questo modo, e col fatto che appunto le geometrie erano molto particolari, molto specifiche, abbiamo delle metriche sulla classe singola chiaramente molto alte.
quindi il modello predittivo anche per quanto riguarda il dataset non coevo rispetto a quello di addestramento performa in maniera molto buona. E quindi arriva la prima complicazione, dire bene, io questi risultati che ho ottenuto con un approccio tradizionale, quindi un approccio che mi richiede un sacco di fatica, un sacco di cose, posso andarli più o meno a replicare utilizzando delle immagini sintetiche. Immagini sintetiche, quindi partiamo dal modello fotogrammetrico, quindi il modello a cui è stata generata una UV map ad alta risoluzione, e andiamo a generare delle viste renderizzate di quel modello, utilizzando Blender nella fattispecie, per una questione di confronto fra virgolette oggettivo, come diciamo, le immagini sono state, i render sintetici sono stati generati a partire dalla camera orientata che era servita per generare il modello fotogrammetrico, però uno dei vantaggi di questa di questo approccio è che io in realtà posso andare a posso andare a generare un numero anche maggiore se voglio, cioè un numero randomico di immagini molto alto per andare anche a incrementare un po' la numerosità del dato. Quindi io genero la mia immagine sintetica. Giacomo, scusa, sì? Giusto per chiarezza, certo. Se ho capito bene, smentiscimi se non è così. Immagine sintetica vuol dire prendo un modello 3D texturizzato e da quello creo delle viste che non sono state acquisite con una camera fotografica, ma sono una sorta di, adesso la dico bruttissima, di print screen del modello texturizzato. Assolutamente sì, ma è proprio quello. Adesso più che print screen è un render, però tecnicamente è assimilabile a un print screen, anche perché non abbiamo messo delle risoluzioni esagerate, assolutamente quello. Nella fattispecie, quelle generate da me e Francesco in questa esperienza, l'orientamento della camera virtuale era lo stesso della camera utilizzata poi dell'acquisizione originale, perché volevamo fare il confronto a parità di immagini sintetiche e tradizionali. Però sostanzialmente io posso acquisirlo da qualsiasi prospettiva, cioè un'immagine, e la flessibilità di questo metodo consiste anche in questa, in questo aspetto qua, posso andare a generarlo da qualsiasi prospettiva io desideri. Quindi però queste immagini sintetiche si portano dietro, dentro i parametri di orientamento interno e esterno. Se io esporto il modello incollata, sì. Ok. Se io esporto il modello incollata, cosa succede? Che ho il mio modello 3D texturizzato, però ho anche l'informazione dell'orientamento dell'assetto della camera. Quindi noi abbiamo esportato incollata perché volevamo appunto sfruttare queste immagini per fare questa cosa qua, ma era per validare il metodo. Se poi il metodo uno lo vuole replicare, basta che porta il modello texturizzato in qualsiasi formato, OBJ, quello Play, quello che uno desidera, lo importa in Blender. Ci sono degli algoritmi che o si impostano una traiettoria con dei centri di presa, oppure randomicamente genera lui dei render da un numero di posizioni visuali diverse, e quindi c'è, nel senso, uno non è vincolato, diciamo, necessariamente al fatto che ho la posizione e l'orientamento delle camere. Ok, adesso uno dei miei prossimi obiettivi è provare a condividere come si fanno queste immagini sintetiche a partire da un modello texturizzato in Blender, che è uno di quei software che ho sempre voluto affrontare, ma che ogni volta che aprivo mi spaventavo e poi guardavo al milione di cose che dovevo fare, come Blender lo guardo un'altra volta. In realtà è uno di quei software che secondo me, tipo Cloud Compare, QGIS, nel mondo dell'open source sono delle cose fantastiche. Infatti io penso di Blender aver grattato neanche la punta dell'iceberg, proprio la brina che c'è sopra la punta dell'iceberg, perché ovviamente a metterci le mani in maniera seria uno con Blender fa delle cose veramente pazzesche. Io poi ovviamente mi sono focalizzato su quello che era la mia ricerca di dottorato, anche perché poi se uno continua ad aggiungere cose, poi uno dice un certo punto, no, devo consegnare e devo... Esatto, è vero. E... Ok, quindi le tue immagini sintetiche. Ok, perfetto. Dopo la 57 non mi va più avanti, cioè riesco, non so se voi vedete, per 55, poi vado 56 e poi però mi rimane la 56. Non ti sento più, Paolo. Ok, sì, scusa, ero mutato. Io nel counter vedo le immagini, le slide le vedo tutte,
Te l'ho cambiata io. Sono andato avanti, l'ho cambiata io, però non so se è una cosa che non puoi fare tu o se devo fare adesso. Qua siamo a 56. Ok, è un po' macchinoso perché riesco a cambiartela andando nel menu a tendina e però c'ho un salto, nel senso che dalla 56 io riparto alla 63. Sì, si è perso un po' di... Ah no, adesso lo vedo però. Però questa è la 63, me la dà come 63. Ah, che strano. Si vede okay. Che si è perso un po' di slide, però era questa okay. Qua quella che... Ma riesci a gestirla tu adesso? Adesso sì, adesso okay, sì. Ok, perfetto, a posto. Perfetto, piccolo inconveniente. E questo quindi è semplicemente la corrispettiva label, e anche qua il vantaggio consiste nel fatto che è automatico, nel senso, visto che lo sfondo è un colore, diciamo, neutro, che tra l'altro posso anche modificare in fase di rendering, con una semplice, diciamo, con uno script Python, posso fare una selezione RGB e automaticamente lo sfondo diventa una classe e quello che rimane fuori dallo sfondo diventa un'altra classe, quindi anche... La questione del labeling è molto più snello. Qua sempre vengono applicati gli stessi, diciamo, le stesse strategie di data augmentation già viste nell'esperienza precedente, però qua diventa fondamentale perché appunto essendo lo sfondo neutro devo dargli degli sfondi che abbiano un senso comunque. Non posso dargli uno sfondo, come dire, troppo astratto perché sennò poi l'algoritmo rischia che non impara a riconoscere uno sfondo reale. E anche in questo caso qua le performance sono ottime, ma sono ottime validate su ciascun dataset di validazione. Quindi il dataset tradizionale, utilizzando un dataset di validazione tradizionale, e il dataset sintetico, utilizzando il suo dataset sintetico. Io però quello che voglio è che l'algoritmo performi non sul dataset sintetico, sul dataset reale. Quindi da questo momento in avanti tutta la validazione è stata eseguita sia per questo caso che per quello, diciamo, dell'arco di Morano, sul dataset reale, su quello composto da immagini tradizionali. E in questo caso qua vediamo che nonostante le performance siano comunque ottime, in questo caso sulla classe singola abbiamo veramente delle performance più che discrete, però comunque vanno un po' a decrescere, perché comunque per quanto il render sia diciamo stato fatto in un certo modo, ha delle caratteristiche che fanno sì che non siano perfettamente uguali, indistinguibili l'immagine tradizionale dall'immagine sintetica, quindi qua c'è un piccolo decremento di performance. Comunque per quello che in questo caso era la task, ovvero la generazione di maschere di esclusione, queste anche per una serie di test qualitativi che abbiamo fatto, questo modello predittivo funziona abbastanza bene. Passiamo a quello che, così ci abbiamo anche alla conclusione, che, insomma, ho sforato un po', ti chiedo scusa, e quello che era il focus principale era patrimonio cementizio, quindi l'arco di Morano era, il main focus di questa ricerca. Quindi anche in questo caso qua abbiamo provato con i dati sintetici classe singola e classe multiclass. In questo caso qua, sulla classe, sulla multiclasse, entra in gioco il discorso del degrado. Salto di qualche slide solo per anticipare, dovuto al fatto che innanzitutto questo oggetto, questo manufatto architettonico, era computato da una grandissima quantità di degradi. Io quello che ho identificato, ma perché era quello che semplicemente ero in grado di andare a declinare senza necessariamente l'ausilio di un esperto, di un conservatore, cosa che secondo me potrebbe essere lo step successivo, dire ok, mi interfaccio anche da una prospettiva multidisciplinare, mi interfaccio con gli esperti di discipline che magari non sono necessariamente la mia, per andare a migliorare i risultati di quello che è la mia ricerca, quindi coinvolgo un esperto di dominio, nel qual caso ho scelto il degrado, che per me era più semplice per andare metodologicamente a testare una metodologia, che era il ferro scoperto. E qua vediamo che soprattutto nell'intradosso, quindi diciamo le immagini che qua entrano tanto in gioco più che quelle da drone, sono quelle acquisite, diciamo, con approccio close range, e il ferro scoperto che caratterizza l'intradosso. Anche in questo caso l'approccio è il medesimo, con Blender genero i miei dati sintetici e li labello in maniera automatica. E per quanto riguarda la classe singola,
anche in questo caso qua, ottimo. Di nuovo, forse anche meglio questi risultati rispetto a quelli dei modellini dell'Egizio, col fatto appunto che qua parliamo di un oggetto solo e non dei 26 diversi modelli, quindi diciamo c'era anche meno bisogno di generalizzare. Quindi però sulla classe singola questo approccio funziona molto bene. Andiamo a complicare di molto il discorso introducendo l'analisi del degrado, e qua c'è una complicazione superiore, che è quella del fatto che se io per andare a identificare l'oggetto all'interno di un'immagine posso usare un'immagine sottocampionata, questa cosa non l'avevo detto ma è importante, queste reti neurali quando processano delle immagini, se io gli do delle immagini a una risoluzione troppo alta corrono il rischio di andare in out of memory, quindi non riescono a portare a termine l'addestramento. Quindi cosa faccio di solito? Cioè non io, Giacomo Patrucco, cosa si fa di solito a livello di stato dell'arte? Si va a sottocampionare l'immagine. Se è un'immagine che è 8000x5000 pixel, la trasformo in un'immagine 512x512 pixel e vado a ridurre, diciamo, lo sforzo computazionale. Qual è il problema? Che su una morfologia che mi occupa una percentuale significativa di, dell'immagine, io posso fare questo discorso qua. Quando ho un dettaglio così granulare, così piccolo, come in questo caso il ferro scoperto, io non lo posso fare. Quindi cosa vado a fare? Prima cosa vado a classificare il degrado, e la maniera più indolore per farlo, qual è stato nel mio caso, mi è venuto in mente questo, vado a classificare la texture, quindi mi genero un UV map, io la classificazione la faccio direttamente sull'UV map e poi lo riproietto sul modello 3D, così invece di classificare 600 immagini ne classifico una e poi riproietto sul modello. Dopodiché però ho bisogno di una risoluzione che sottocampionando non posso fare, quindi cosa faccio? Suddivido in tile. Cioè mi divido questa immagine in una moltitudine di tile in modo da sfruttare questa alta risoluzione che diciamo, mi era garantita dall'utilizzo di questi sensori fotografici, sia quello da drone che quello terrestre, che mi davano delle, insomma, delle immagini con una densità di pixel elevata. Per dare un'informazione alla contestualizzazione della singola tile, questa informazione gliela si dà andando ad aggiungere delle bande sintetiche, delle bande aggiuntive, che a quel punto sono sì l'immagine sottocampionata originale. Quindi avrò le prime tre bande che sono il tile a risoluzione originale e poi le successive tre che sono l'immagine da cui proviene il tile che ho ritagliato, però scalate 512x512. Detto questo si vede già qualitativamente il risultato di questo primo approccio, e vediamo che effettivamente a livello molto qualitativo, anche se molto rumoroso, anche se molto sporco, anche se, come dire, non con il livello di dettaglio raggiunto nel ground truth, però il modello predittivo ha mappato abbastanza bene la posizione del degrado nell'immagine, nella sua predizione. Andiamo ad analizzare i risultati, quindi le metriche che vanno a descrivere un pochino la performance di questo modello, e vediamo che se ho riportato anche quelle precedenti in modo da averle così come colpo d'occhio, diciamo, tutte assieme, se sulla classe singola aveva performato in maniera veramente, veramente competitiva rispetto all'approccio manuale, per quanto riguarda l'approccio multiclasse e soprattutto per quanto riguarda la classe 2, le performance comunque sono, dal mio punto di vista, sono sufficienti, perché comunque, tranne forse l'intersection over union, ma lì era veramente complicato anche per un operatore umano andare a definire i contorni, i profili di questi ferri scoperti, tutte le altre metriche sono sopra il 60%, con qualche picco qua e là, però comunque ovviamente le performance sono inferiori rispetto alla classe singola, e questo influisce anche sull'identificazione della classe 1, che era l'oggetto, diciamo, complessivo. E quindi, arrivando, diciamo, a quello che è un po' la conclusione, quindi la valutazione di questa metodologia, è sicuramente è una metodologia che, cioè, io giudico flessibile, nel senso che, appunto, avendola applicata in maniera, diciamo, abbastanza, con dei risultati direi buoni, sia a un oggetto museale di poche decine di centimetri, sia a un manufatto con una scala architettonica con delle caratteristiche a livello materico molto differenti, direi che sicuramente il metodo, a partire da un dataset adeguato, chiaramente è abbastanza, diciamo, efficiente, flessibile.
e ovviamente può contribuire ad aumentare può dare l'opportunità di aumentare l'automatismo di certe procedure per quanto riguarda la documentazione e il monitoraggio dei beni architettonici e nello specifico di questo tipo di beni architettonici, che sono quelli che appartengono al patrimonio in cemento del XX secolo. Ovviamente questo permette di andare a risparmiare risorse. La cosa che emerge prepotente è che l'acquisizione e il processing di questo dato primario per generare questi training dataset rappresentano un problema molto critico e tuttora aperto, e che le immagini sintetiche possono andare in qualche modo a risolvere, tenendo conto anche che però bisogna anche andare in una direzione che vada un pochino a incrementare la generalization capability di questi modelli predittivi, perché se ho un oggetto che è molto simile al caso studio che sto analizzando e quello performerà bene, nell'immagine qua in basso a sinistra vediamo l'arco di Trino, che è un arco cementizio, adesso forse questo non è paraboloide, comunque molto simile nelle forme, diciamo nella matericità all'arco di Murano, e me l'ha classificato con una buona intersection over union. Vediamo il paraboloide di Casale Monferrato, che comunque mantiene la stessa matericità, però ha una conformazione, e tra l'altro è anche questo la volta di questo edificio, lo stesso è un altro esempio, un altro reperto archeologico industriale di quest'area dell'Alessandrino, però ha una conformazione diversa, e quindi qua vediamo che invece la predizione assolutamente non funziona in maniera corretta. Qua ritorno perché a parlare di Segment Anything, perché Segment Anything era uscito praticamente il mese che io avevo consegnato ai revisori la mia tesi da revisionare, e c'ero rimasto un po' così perché mi ero detto caspita, tutto sto lavoro e poi arriva Segment Anything che lo fa meglio. Però innanzitutto questo testimonia l'elevatissimo interesse che c'era nel discorso della classificazione automatica di immagini, e semmai evidenzia anche il fatto che però se io devo eseguire delle task relativamente poco complesse, cioè riconoscere degli elementi in un'immagine, posso utilizzare degli algoritmi, posso utilizzare dei modelli predittivi magari open o comunque disponibili, e questi performeranno in maniera molto bene. Ma come si vede nell'immagine in basso a sinistra, devo lavorare, se l'obiettivo non è identificare gli elementi che compongono l'arco, ma identificare i ferri scoperti, io ci devo lavorare, perché è una task molto specifica che mi richiede un dettaglio e una risoluzione che forse è ancora maggiore. Ciò non toglie che comunque io posso andare a integrare i metodi. Questa è una prova proprio al volo fatta velocemente. In alto a sinistra vediamo una predizione fatta da una prova preliminare. Questo non è il modello finale, diciamo, a cui siamo arrivati, ma diciamo una prova preliminare riusciva abbastanza bene a identificare i pixel appartenenti alla classe, ma in maniera molto sporca e molto rumorosa. In alto a destra vediamo la predizione invece fatta dall'algoritmo di Segment Anything, e se noi andiamo a incrociare queste due predizioni, quindi andiamo a fare un majority voting, quindi le aree sono quelle identificate da Segment Anything. Il majority voting viene fatto sui pixel della predizione del nostro algoritmo, e andiamo a unire questi risultati e otteniamo un'immagine che è una predizione che è molto meno rumorosa, molto più pulita e semanticamente corretta. Quindi tutto qua, io sarei arrivato alla conclusione, quindi le immagini sintetiche dal mio punto di vista c'è ancora da lavorarci, perché appunto alle volte in questo campo, che è quello della conservazione e della valorizzazione, non basta neanche il 90%, serve il 101%, quindi bisogna sempre puntare innanzitutto a valutare caso per caso quali sono gli output che sono necessari, e quindi magari alle volte 70, 60, 70% di accuratezza, precisione, eccetera, non possono essere necessari, però c'è un margine di miglioramento, e come prospettiva a me è sembrata promettente. Poi chiaramente ci stiamo tuttora lavorando, io e Francesco, adesso abbiamo in ballo un sacco di altre cose anche con il gruppo di ricerca qua di Torino, eccetera, però sicuramente questa è una cosa che non vogliamo abbandonare, che stiamo continuando a indagare, quindi proseguiremo in questa direzione. Grazie mille. Giacomo, grazie mille a te, perché
mi hai fatto venire un sacco di spunti, mi hai triggerato su diverse cose che, come ti dicevo anche prima, nell'intervento che ho fatto precedentemente, difficilmente riusciamo a esplodere in questa sede. Però io ti chiedo questa cosa qua. Secondo te, secondo la tua esperienza, secondo tutta la fatica che hai messo, perché si è percepita molto la fatica e lo sforzo che è stato necessario per fare quello che avete fatto tu, il tuo gruppo di lavoro, le persone con cui hai collaborato, perché non si tratta proprio per niente di prendo dei dati, li butto dentro, aspetto qualche minuto, qualche ora, vado a prendermi un caffè, quando ho finito ho trovato tutto quanto pronto. Si è proprio percepita la fatica del tuo lavoro. Quanto siamo vicini, lontani, è molto soggettivo il punto di vista, da prendere il risultato del tuo lavoro, o comunque immagino che ci siano gruppi di lavoro che stanno conducendo delle attività che vanno su binari paralleli al tuo, al vostro, quindi prendere i vostri risultati e dire ok, ho un ponte, perché mi è venuto in mente la struttura di un ponte quando ci hai raccontato il tuo lavoro e abbiamo visto le immagini sull'Arco di Murano, e applico i risultati della mia ricerca per vedere se in via preliminare, poi magari ci può andare un tecnico a una volta che è stato sgrossato una sorta di catalogazione preliminare del degrado, quindi applicarlo a un caso, mi viene da dire reale, ma anche il tuo caso era reale, però spero che tu possa capire quello che intendo. Reale esterno rispetto al caso specifico. Esatto, esattamente, e dire ok, il mio algoritmo ha fatto il primo step, andiamo avanti, togliendo magari quello che sarebbe stato il 70% del lavoro di un tecnico che deve andare in giro a guardarsi una struttura. E io te lo dico da Ligure, dove ci abbiamo tanti ponti e tante gallerie, quindi è un tema molto sensibile. Quanto siamo vicini e lontani? Un punto di vista molto soggettivo. Ma guarda, secondo me non siamo vicinissimi, ma non siamo neanche distantissimi. Cioè, mi spiego meglio. Io, cioè, per la mia esperienza, che poi è un'esperienza limitata, anche perché io poi, nel senso, qua lo sottolineo, io sono un architetto che queste strategie, queste tecniche le ha esplorate non per esplorare la tecnica in sé, ma per provare ad applicarla a quelli che erano personalmente i miei campi di interesse. Però da quello che ho avuto modo di vedere, appunto, noi possiamo partire da dei modelli predittivi che magari sono molto performanti su un caso specifico e per nulla performanti su un caso reale, cioè nel senso, diciamo, il caso non che ho controllato in laboratorio, che ho processato, eccetera. Però è anche vero che sempre di più stanno venendo fuori delle strategie, una l'avevo citata prima, che è il transfer learning, che ci vengono un pochino in aiuto in questa direzione. Cioè, mi spiego, se io ho un modello predittivo che funziona molto bene su quello che è il mio caso studio, e con poche immagini, o comunque con uno sforzo che sicuramente magari è significativo, però è comunque minore rispetto a che se dovessi farlo interamente con un approccio manuale, oppure se dovessi ripetere tutto il training da zero, posso provare a fare un fine tuning, ad avvicinarmi a risolvere quel problema. Quindi, secondo me, non tanto ogni volta addestrando da zero, perché se ogni volta si addestra da zero, cioè il problema permane, perché questa è una battuta che mi ha fatto una volta Francesco, che a sua volta gliel'aveva fatto un suo professore, che, diciamo, era quello che credo l'avesse introdotto ai primi temi del deep learning. Il deep learning è fare un sacco di lavoro manuale per generare un modello predittivo che fa in maniera automatica quello che una persona farebbe con poca fatica, e che però è ovviamente una generalizzazione, era una battuta di spirito, però un pochino è vero. Quindi, se ogni volta mi devo addestrare un algoritmo, secondo me diventa impegnativo e non diventa tanto sostenibile. Viceversa, se io comincio a disporre di una serie di modelli predittivi e con relativamente poco sforzo posso o aumentargli la generalization capability, quindi posso farli, cioè posso aumentare i livelli di astrazione che il modello predittivo applica nella sua classificazione, o viceversa posso adattarlo con delle strategie di fine tuning con poche risorse, chiaramente lì bisogna andare un pochino a parare. Secondo me, diciamo, non ti so dire quanto vicini la comunità di ricerca è, noi sicuramente stiamo muovendo i primi passi in questa direzione, però secondo me è promettente come prospettiva. Dopodiché c'è anche il discorso poi del
live view, adesso non so se mi sto spiegando, nel senso che un conto è farlo su un dataset che io acquisisco e un conto è farlo in tempo reale, cioè io mando su magari un dronino dove c'è caricato un algoritmo che tu hai addestrato, invece di farlo sulla singola immagine a posteriori te lo fa in tempo reale a video. Quello è una cosa, anche su quello su cui ci stiamo un pochino interrogando, e anche secondo me dal punto di vista di andare incontro alle esigenze fra virgolette reali, cioè non a quelle accademiche di ricerca, ma a quelle proprio diciamo sul campo, quella secondo me è lo stesso una bella prospettiva. Hai posto l'accento su un tema interessante in cui spesso mi trovo a riflettere o anche a ragionare in base agli strumenti che utilizziamo. Hai fatto riferimento all'ambito della ricerca, perché secondo me ancora molto il tema dell'intelligenza artificiale è legato al vostro lavoro, al lavoro delle persone che lavorano in ambito accademico della ricerca. Però vorrei portarti un attimo sul mio campo e ti chiedo una riflessione in questo senso. Campo dei professionisti, campo di persone che raramente hanno le capacità e la disponibilità anche di tempo, posto che tutti quanti abbiamo un sacco di tempo abbiamo un sacco di cose da fare, quindi il tempo è una risorsa preziosissima, però proprio le capacità, mi ci metto io per primo, poi magari c'è qualcuno molto bravo, ci mancano in termini di analizzare dati, programmare, scrivere linee di codice, e quindi quello che facciamo noi tendenzialmente, spesso, la maggior parte dei casi, prendiamo un pacchetto software pronto all'uso e gli chiediamo fai questa cosa per me, nel minor tempo possibile, con la massima efficienza. Allora, dalla tua soprattutto dalla prima parte della tua traccia, che ti ringrazio di nuovo perché è stata molto esplicativa, è chiarissimo il fatto che lato software house c'è ancora un grosso problema, credo, poi dimmi anche come la pensi tu, in termini di grandi moli di dati elaborate per poter essere utilizzate dai software per poter portare in output dei risultati. Mi spiego meglio, un software che classifica nuvole di punti, probabilmente una software house che fa un software che classifica nuvole di punti ha ancora bisogno di tanti dati per poter creare i propri algoritmi di intelligenza artificiale, per poter dare in output dei risultati attendibili a chi chiede una classificazione di nuvole di punti. E chi la chiede? Siamo noi professionisti che lavoriamo su un dato che abbiamo acquisito, elaborato, e gli chiediamo ai software questa cosa. L'altra considerazione, e poi lascio a te una considerazione in questo senso, è che probabilmente queste software house non hanno i budget di Adobe, di Google, di Microsoft, di queste realtà, hanno dei budget molto più piccoli e quindi non riescono in qualche modo a fare dei grandi investimenti in termini di elaborazione dei dati per i loro scopi. Allora ti chiedo, come la vedi lato end user questo aspetto? Cioè, perché io so che ci arriveremo, non so dirti quando, però so che arriveremo a questo punto in cui ci saranno grandi mole di dati che le varie software house prenderanno e saranno in grado di creare degli algoritmi performanti. Però secondo il tuo punto di vista, lato end user, come siamo messi? Quanto dobbiamo ancora aspettare? Secondo me un pochino dovremmo aspettare di sicuro, però anche da questo punto di vista in realtà ci sono già le prime prospettive che sembra che fanno presagire che si stia andando in quella direzione, ma da due punti di vista, cioè il punto di vista del modello predittivo fatto e finito che viene implementato all'interno di un software, come può essere un software che con un click mi va a in un'immagine a segmentare un elemento in una nuvola di punti, a isolare un elemento. E lì ovviamente l'investimento deve essere fatto in primis da chi produce il software, nel senso che chiaramente se io arrivo lì con un modello predittivo fatto e finito e lo implemento semplicemente nella mia interfaccia, devo arrivarci. E lì sì, ci sono un sacco di problemi legati proprio alla generazione di quel modello predittivo, perché come dicevi giustamente tu, non tutti sono Adobe, non tutti sono Google, quindi bisogna arrivarci. Però secondo me già per quanto riguarda l'image processing, questo segment anything ha dato un notevole boost, cioè secondo me in molti cominceranno a usare segment anything come base per poi andare a implementare, perché poi chiaramente la base è quella, poi uno la va nel senso lavorando su quello, quindi già quello è secondo me stato un bel passo in avanti da quel punto di vista. Poi secondo me c'è un secondo aspetto che riguarda anche lì l'end user, cioè quelle piattaforme, quei software che ti permettono, ti danno un'interfaccia facilitata per fare tu stesso il tuo stesso addestramento. Io so che ArcGIS ha implementato dei modelli in cui, nel senso, tu puoi performare delle classificazioni, ma sei tu che vai a addestrare il tuo algoritmo. E lì, secondo me, è una cosa
assolutamente da esplorare. Adesso c'è un mio collega, un caro amico, che è Marco Cappellazzo, che sta finendo il dottorato nel laboratorio dove lavoro io, che sta sbattendo la testa su questo argomento. Quindi non è così semplice, schiocco le dita, perché anche lì c'è tutto il discorso del dataset di partenza, della metodologia, però sicuramente da avere un'interfaccia, avere una piattaforma che ti permette di andare un attimino ad affrontare questi temi senza necessariamente essere un esperto di codice, uno che scrive codice Python a occhi chiusi, secondo me dal punto di vista dell'operatore, diciamo, che non necessariamente dell'informatico o dell'ingegnere che fa ricerca, ma anche per dire il professionista, piuttosto che anche un ricercatore che magari non ha non sono tutti informatici, non sono tutti con queste skill di coding così avanzate, possono andare a mettere mano su queste tematiche. Secondo me questa è una cosa molto positiva e che ultimamente si vedono, ci sono diversi, adesso dire tanti software che vanno in questa direzione, direi di no, ma ce ne sono diversi che hanno cominciato a implementare questa possibilità e secondo me è una cosa molto positiva, cioè, dal mio punto di vista perlomeno. Da una persona che è molto appassionata di fotogrammetria, io se devo scegliere la tecnica di reality capture che preferisco, assolutamente la fotogrammetria rispetto alle tecniche attive di laser scanning. Secondo te sarà implementata l'intelligenza artificiale nei software SFM? Ad esempio, prendo il dataset di immagine, intelligenza artificiale dentro un software SFM mi analizza le immagini e fa già una catalogazione dei pixel in relazione a quello che rappresento, in modo tale che l'elaborazione dopo l'allineamento, ad esempio produzione di nuvola di punti densa, si tenga in considerazione già tutto quello che ha fatto nella fase di analisi delle immagini grezze. Secondo me non è una roba così utopistica. Secondo me manca veramente poco, nel senso, sai che prima dicevi quanto si è distanti o non distanti, secondo me a questa cosa che stai dicendo tu, secondo me manca pochissimo, nel senso che secondo me a vari livelli di astrazione, nel senso un livello più base che può essere le mascherature automatiche che non saranno più basate sul semplice RGB ma sul riconoscimento di elementi, e poi secondo me ci sarà sicuramente a breve la possibilità di semantizzare quello che tu vai a identificare nelle immagini, e questa informazione viene riproiettata sul prodotto 3D. Quindi sicuramente in questa direzione ci si arriverà, secondo me, più prima che poi. Perché, poi qua andiamo verso la fine, adesso mi sto veramente facendo prendere dalla mia curiosità e sto chiacchierando con te proprio come se ti chiedessi, se tu avessi la sfera magica, perché in realtà poi nell'ambito della geomatica noi abbiamo i dati grezzi e abbiamo il dato finito. A volte in acquisizione tridimensionale attiva il dato grezzo e il dato finito sono la solita cosa, perché si tratta di nuvole di punti nel laser scanning o SLAM o LIDAR. Però quando si parla di analisi delle immagini, nelle immagini ci lavora un altro mondo gigantesco, molto più grande di quello che lavora in geomatica, che è proprio quello della produzione delle immagini. E qua ritorniamo a tutti i vari player che gestiscono le immagini. E forse lì l'effetto volano, cioè il cerchio che gira a una velocità molto maggiore rispetto a quello che può essere la gestione di un dato tridimensionale puro, che forse è appannaggio di un po' meno, però anche questo forse è abbastanza opinabile. Le immagini, secondo me, sono molto sotto il riflettore dell'intelligenza artificiale. Ma infatti sull'image processing, cioè non c'è la comunità geomatica, c'è veramente credo tutte le comunità di ricerca, non mi viene in mente in questo momento una comunità che dice ok, image processing non ne faccio perché non mi serve. Ma anche quelle umanistiche, comunque se studi un manoscritto, comunque quello ti può aiutare anche l'image processing in quell'ambito lì. E quindi sì, sicuramente, ma infatti l'impressione che ho io è che la ricerca in questo momento, col fatto che ci sono più attori coinvolti, sia un po' più avanzata, un po' più consolidata per quello che riguarda il processing di immagini, per esempio rispetto a quello di nuvole di punti, ma è semplicemente dovuto al fatto che le nuvole di punti le utilizza una comunità scientifica più ristretta, le immagini lo utilizzano tutti. E adesso vado a memoria, però mi sembra che c'era questo tool che avevo utilizzato, che era Weka Trainable Object di ImageJ, comunque un software open che implementava un algoritmo di random forest al proprio interno, e adesso vado a memoria, nasceva forse per la segmentazione di immagini di cellule, quindi in campo biomedico eccetera, quindi comunque adesso vado a memoria, potrei anche sbagliare perché non ricordo con precisione, però è questo per dire che tante più comunità
contribuiscono a un problema, più tu puoi ereditare la conoscenza, diciamo, delle altre comunità e per portarla, quella conoscenza pregressa, alla tua. Quindi quello sicuramente. Sulle immagini, infatti, si stanno facendo dei progressi notevoli, secondo me, per questo motivo. Assolutamente. Allora, tutti quelli che dicono, in realtà quelli che ho sentito io, poi non so se sono tanti o pochi, che la fotogrammetria è finita perché sarà solo esclusivamente laser scanning, io dico no, non è proprio così, anzi, secondo me avrà un altro impulso fortissimo. Ti porto questa domanda di Alvise sempre. Nel caso di, ritorna a essere un aspetto un po' più tecnico questo, nel caso di generazione di una mesh utilizzando intelligenza artificiale con NeRF, ogni tentativo che ho fatto ha generato molto rumore rispetto alla fotogrammetria. Adesso valuto tu anche l'interpretazione della domanda. Avete provato NeRF? Io mi tolgo dalla domanda perché ovviamente no. Giacomo, tu hai dei feedback in questo senso? Io non ho provato personalmente a utilizzare le NeRF, le ho seguite abbastanza perché, come dicevo, nelle ultime tre conferenze combinazione a cui ho partecipato, quindi da giugno dell'anno scorso a oggi, quindi insomma in poco più di 6-7 mesi sono usciti veramente tanti studi molto interessanti sull'utilizzo di queste NeRF. Io l'impressione che ho avuto, adesso al punto che anche a me adesso piacerebbe provare a usarle, infatti avevo già pensato a un paio di ambiti applicativi un po' particolari in cui volevo provare a provare questa strategia. Io, da quello che ho letto, senza avere dei riscontri diretti, che effettivamente c'è un po' questo problema, che nel senso che magari in condizioni di come dire, dove l'acquisizione è stata difficoltosa per quanto riguarda l'approccio fotogrammetrico tradizionale, oppure ci sono delle superfici un po' challenging, come possono essere quelle riflettenti, quelle vetrate, diciamo un approccio di tipo NeRF ha il suo perché. Però se diciamo l'approccio fotogrammetrico è stato rigoroso, quindi i principi fotogrammetrici sono stati diciamo seguiti bene, quindi overlapping di un certo tipo, la convergenza delle camere, eccetera, per gli utilizzi metrici che può fare un geomatico, un misuratore, e ovviamente la fotogrammetria in questo momento, non lo dico non avendolo usato direttamente, però da quello che mi sembra di leggere, la fotogrammetria è ancora di molto preferibile. Questa è la mia impressione. Grazie Giacomo. Allora, vendete tutti i vostri laser scanner e prendete le grandi macchine fotografiche. Integrazione, data fusion. Certo, sempre. Ovviamente questa roba verrà estratta e verrà postata da qualche parte, quindi mi attirerò tutte le ire dei produttori di laser scanner. Ovviamente è una battuta. Sara chiede: per il riconoscimento e la catalogazione della carbonatazione avete utilizzato anche la spettroscopia, dati infrarossi ad esempio? Qua apre un altro campo, apre anche a un campo molto più ampio, cioè altri sensori che possono acquisire dati in questo senso. Ma infatti lo accennavo adesso, infrarosso near infrared nel caso specifico infrarosso termico in questo caso qua specifico sì, perché noi avevamo fatto un rilievo, infatti uno dei dataset che si vedeva nelle slide deriva dalla camera visibile, ma il rilievo era stato con la camera termica, quindi avevamo acquisito un dataset fotogrammetrico nell'infrarosso termico. Questo lo specifico anche perché nella tesi ovviamente la parte, diciamo, descritta oggi era specifica su intelligenza artificiale, strutturazione di un certo tipo di informazione, ma in tesi ho trattato anche abbastanza il tema della spazializzazione dell'informazione termica con approcci fotogrammetrici di tipo SFM. E quindi, per rispondere alla domanda, in questo caso qua specifico non infrarosso vicino, infrarosso termico, e secondo me poi come spunti per il futuro, per andare, come dire, a proseguire, per poi alla fine cioè, le ricerche non è che iniziano o finiscono, sono sempre un work in progress, perlomeno per la mia esperienza, sicuramente è una direzione in cui personalmente mi piacerebbe andare, e in generale mi sembra molto utile se la comunità scientifica va in quella direzione. Sicuramente è una direzione interessantissima dal mio punto di vista. Giacomo, io ti ringrazio tantissimo perché è stato ci hai dedicato del tempo di grande qualità portandoci all'interno del tuo caso di studio, ma non trascurando la parte prima, che per quanto mi riguarda è stata molto illuminante, cioè capire effettivamente come funziona e che cosa c'è dietro gli algoritmi di intelligenza artificiale, che poi noi li stiamo declinando nell'ambito geomatico, ovviamente ci sono altri ambiti, però il concetto è
non è che è così semplice, prendo dei dati e tirano fuori delle robe che sono super, perché in realtà c'è tanto lavoro e ci deve essere tanta attenzione da parte di chi controlla, o comunque da chi ci mette le mani sotto. Durante la tua chiacchierata hai citato alcuni paper, alcuni riferimenti. Ora io te lo chiedo, non so se sono dati condivisibili, puoi condividere i link, sono dei paper pubblici, puoi mandarmi sì, link, metto nelle note del video a posteriori, sono delle risorse che ci puoi condividere. Assolutamente sì, ti giro via mail tutti i DOI, tutti i link, sono tutti quanti open access, quindi molto volentieri, assolutamente. Ok, e allora ti chiedo, guarda, te ne condivido anche un terzo che non ho citato, dove il tema era sempre documentazione e monitoraggio di cementizio, dove non veniva utilizzata l'intelligenza artificiale, ma un altro approccio, però ti giro anche quello. Ok, poi se avrai voglia magari di condividere anche qualcosa, tipo i riferimenti di Segment Anything Model, visto che hai citato diverse cose, se hai voglia di lasciarci delle tracce dove andare a recuperare online queste informazioni, credo che sia di grandissima utilità. Quindi, io ti ringrazio, ti saluto tantissimo, dimmi solo su cosa stai lavorando adesso, hai qualcosa di attivo di cui ci puoi parlare, oppure top secret? No, di top secret nulla, è un sacco di cose, molto multitasking in questo periodo, perché stiamo proseguendo un po' questo discorso dell'intelligenza artificiale, tanto espandendolo su più fronti, quindi abbiamo più linee di ricerca e, diciamo, al proprio interno prevedono l'utilizzo di varie declinazioni di deep learning o comunque intelligenza artificiale, quindi non solo classificazione del degrado, ma anche ci stiamo un po' spostando anche sulle nuvole di punti, su altre tipologie di dato. Stiamo facendo preparativi, perché nel prossimo mese e mezzo abbiamo non una ma due trasferte all'estero, quindi in cui proseguiamo questo connubio che personalmente mi sta molto a cuore, che è quello di geomatica e archeologia. Quindi okay, abbiamo mese prossimo, fra 3 settimane, in Kurdistan iracheno, tra l'altro con Paolo Masco, che aveva partecipato a live con Andrea Lingua. E poi il mese successivo andremo in Turkmenistan con il CRUST di Torino, che è questo gruppo di archeologi coordinato e diretto da Carlo Lippolis, con cui collaboriamo io personalmente dal 2019, ma da Politecnico da un sacco di anni, e quindi andremo in Turkmenistan anche lì a fare dei rilievi. Lì purtroppo approccio LIDAR, non purtroppo, per fortuna approccio LIDAR, perché lì ovviamente col drone ci sono una serie di limitazioni, quindi sfrutteremo appieno quello che è LIDAR, sistemi mobile, eccetera. E ci stiamo studiando tanto, sempre in ambito archeologico, l'utilizzo di dati multispettrali per vedere se soprattutto l'infrarosso vicino, ma anche altre tipologie di dato multispettrale, e okay, queste le cose principali, insomma, giusto per buttare un po' di... Direi che sono parecchie. E allora io ti rinnovo l'invito quando avrete completato, estendendo anche l'invito al gruppo di ricerca e di lavoro in cui farai parte, se vorrete tornare a parlare delle vostre attività all'estero, a me fa molto piacere, perché sono delle tematiche sempre molto interessanti. Io ringrazio chi è stato live, chi ci ha fatto le proprie domande, chi ha partecipato. Questa live sarà poi, la registrazione rimarrà in internet, per cui aggiungerò tutti i link e i riferimenti che Giacomo vi manda nelle note di questo video. E, Giacomo, ti saluto tantissimo, ci vediamo in giro ai prossimi convegni. Grazie mille Paolo, grazie ancora per l'invito. A prestissimo, ciao.